Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi ci troviamo in questo fantastico ambiente per andare alla ricerca della vipera più piccola e anche la più rara d'Europa. Sto parlando della vipera dell'Orsini, presente in Italia solo in alcune zone dell'Appennino centrale. Ma prima di tutto, avete ascoltato Oggi sarò offline? Ebbene sì, da poco sul mio canale YouTube, su questo canale YouTube, è uscito il videoclip ufficiale della mia prima canzone, Oggi sarò offline. Quindi invito tutti ad andarla ad ascoltare, a mettermi piace, condividerla, quello che volete, insomma. Ora non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Qui in questo ginepro c'è una covata di fagiano, un grande uccello galliforme appartenente alla famiglia dei fasianidi. La femmina depone a terra dalle 8 alle 16 uova in una buca rivestita di foglie e di erba. Qui ci sono già molte uova schiuse, ma la maggior parte si devono ancora schiudere. Nidificando a terra, le uova diventano facile preda di numerosi predatori, quali volpi, ma anche molte specie di serpenti, quali il biacco, il cervone, il saettone. In questo caso, e l'unico serpente che vive in questi ambienti è la vipera Orsini, il viperide che stiamo cercando, ma ovviamente ha un'apertura di bocca molto ristretta, per cui è impossibile ingerire uova di queste dimensioni. Infatti si nutre di piccoli animali quali grilli, lucertole e piccoli topolini. Adesso lasciamole qui con la speranza che si schiudano tutte e proseguiamo le nostre ricerche. Questa è la rara vipera dell'Orsini, un serpente schivo che frequenta habitat pressoché soleggiati, quali altipiani o pendii erbosi. Questo rettile, il cui nome scientifico è Vipera Ursini, prende il nome da Antonio Orsini, un naturalista italiano che visse tra il 1700 e il 1800. Come tutte le vipere, anche questa specie è provvista di apparato velenifero, seppure è praticamente innocua per l'uomo. Questo perché questa specie emette il veleno a dosaggi molto inferiori rispetto ad altre specie di vipere italiane, per cui è in grado di uccidere solo prede piccole, quali grilli, piccoli roditori e lucertole, che sono appunto le sue prede abituali. Inoltre, questa vipera ha un carattere mansueto e morde raramente. La vipera dell'Orsini è caratterizzata da un corpo tozzo, da una testa stretta e raggiunge a malapena i 50 cm di lunghezza. Le pupille, naturalmente, sono ellittiche e in posizione verticale, e il naso è rivolto all'insù. La colorazione può ricordare, se vogliamo, un pochino quella del marasso, con un colore grigio chiaro, grigio crema o marroncino, di sfondo sul dorso, con una caratteristica macchia a zigzag. Il ventre invece è generalmente chiaro, quindi sul bianco. Sulla testa è presente una macchia a V, mentre dall'occhio parte una banda scura che si estende fino al collo. Le squame dorsali sono carenate. Gli accoppiamenti avvengono dopo il letargo, da marzo a maggio, e le femmine partoriscono tra agosto e settembre dai 4 ai 18 piccoli. Dico partoriscono perché ovviamente la specie è ovovivipara, quindi partorisce i piccoli già formati.
Questo esemplare qui ovviamente è giovane, perché è vero che la vipera dell'Orsini è la vipera europea più piccola, però comunque cresce più di così, ovviamente raggiunge massimo 50 cm di lunghezza. Questo serpente, a causa dell'alterazione dell'habitat causata dall'uomo, è sempre più a rischio e sempre più raro da avvistare. Ed è proprio per questo che è protetto da molte convenzioni internazionali. Comunque, io vi ricordo sempre il rispetto di questi animali e di tutti gli animali e della natura in generale. Ora, per non disturbarla troppo, la lasciamo andare. Ma prima di liberarla, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati non appena uscirà un nuovo video. Inoltre, se questo vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividetelo anche per aiutare la divulgazione scientifica. Inoltre vi invito ad andarmi a seguire su Instagram, questo è il mio profilo, dove possiamo rimanere sempre in contatto, pubblico storie, foto e tant'altro. Quindi andatemi a seguire su Instagram, sempre se vi va ovviamente. Noi ci vediamo in una prossima avventura.